un ruolo centrale in questa cosa e ha fatto già diverse iniziative. Ora sta, diciamo, ai singoli governi prenderle in carico, ma soprattutto forse quello che abbiamo visto nella giornata di oggi, che serve anche un maggiore passaggio di informazioni, anche dei dati importanti da cui forse si potrebbe ripartire invece che ricominciare da zero. A volte abbiamo un po' l'impressione che si ricominci sempre da zero con le date. Non possiamo permetterci di ricominciare da zero, perché non solo per quanto riguarda l'energia, il mondo è in una veloce trasformazione grazie all'arrivo di una evoluzione tecnologica esponenziale, e vi sono problemi impellenti che non possono aspettare, non dipendono dall'uomo, o a meglio hanno dipeso dall'uomo e l'uomo dovrà risolverli. Parliamo del cambiamento climatico, dei processi migratori e del collasso degli ecosistemi. Il legislatore ha difficoltà a seguire questa velocità e quindi si deve impegnare di più a legiferare più rapidamente e con una congrua visione del futuro. E l'Europa, devo dire che in questa legislatura ha fatto molto per la transizione energetica e per inserire misure importanti per alleviare la povertà energetica in Europa, e ricordiamo che la povertà energetica in Europa colpisce quasi il 10% della popolazione europea, che è un dato comunque che spaventa. Siamo nel 2019, non dovremmo più sentire queste statistiche. È importante recepire e legiferare rapidamente e con un occhio al futuro in Europa, ma altrettanto importante è che gli Stati membri recepiscono le direttive per evitare poi di trovarsi a dover riscrivere ogni volta le cose appena fatte, perché nel frattempo sono passati 10 anni, come a volte è accaduto in passato. Siamo in una situazione in cui la tecnologia ci permette di risolvere in un modo diverso, in un modo nuovo, che però vanno implementati. Quindi abbiamo il tema della blockchain, il tema del mercato unico digitale, il tema anche di una liberalizzazione reale di fonti e approvvigionamenti. Su questo c'è molto lavoro da fare. Il tema energia è strettamente connesso al digitale, infatti la programmazione per il settennio 2021-2027 per il CEF, Connecting Europe Facilities, ha 3 pilastri, energia, digitale e trasportistica. Non è un caso che questi 3 pilastri della connettività siano nello stesso provvedimento che stanzierà i fondi per il prossimo settennio. Si sta lavorando molto sul finanziare la transizione al digitale, l'intelligenza artificiale, il tema della blockchain è oggetto di discussione prelegislativa a livello europeo, parlo per quanto riguarda blockchain e tecnologia di registro distribuito, non in merito al discorso delle criptovalute, ma in merito ad altre implementazioni, tra cui la blockchain dell'energia. Quel che manca è, secondo me, un'adeguata informazione e disseminazione dei processi legislativi e degli argomenti all'ordine del giorno che ci sono a Bruxelles a livello di attori, sia aziendali, sia di attori politici, sia di cittadini, perché la società deve comunque ragionare e prepararsi a quello che è un futuro che sta arrivando molto rapidamente, in alcuni casi è già presente e non ce ne stiamo accorgendo. Quindi possiamo dire che l'Europa sta facendo tanto per questi paesi membri, anche per farli andare avanti e farli progredire, forse al di sopra di politiche regionali che possono avere una visione un po' più ampia invece le visioni della visione europea. Ha senso andare a votare adesso a maggio? Ma al di là di tutto credo che queste siano tra le elezioni europee più importanti da quando esiste il Parlamento europeo con l'elezione diretta dei suoi componenti, per tutta una serie di motivi, tra cui il fatto che, ricordiamoci, al Parlamento europeo si discute l'80% circa di quella che poi diventa la legislazione dei Paesi membri, quindi il ruolo c'è, è un ruolo legislativo e ci aspettano delle sfide importanti, tra cui la necessità di capire e indirizzare l'Europa del futuro. Quando si parla, ecco, l'Europa ha fatto tanto, ma non sempre fare tanto significa andare nella direzione giusta. A mio avviso abbiamo un'Europa troppo ancora fondata sul mercato e dobbiamo tornare a un'Europa più sociale, e determinate politiche devono essere più espansive, perché se abbiamo di fronte davanti delle sfide importanti come la transizione energetica, la transizione digitale, il cambiamento climatico, ci vogliono politiche espansive per creare dei nuovi modelli che al momento sono solamente in germe.